Apprendere divertendosi in maniera semplice ma completa, col desidero di approfondire. Questo è lo scopo dell'incontro pubblico che Lega Ambiente Puglia organizza per oggi nella biblioteca Chirulli di Martina Franca. Ne parliamo con il presidente di Lega Ambiente Puglia, Ruggero Rozzulli, in collegamento con noi. Buongiorno, presidente. Buongiorno a voi. Mi scuso per la precarietà, diciamo, del collegamento, ma stiamo proprio andando A Martina a questo Franca. prima Martina Franca, a questo primo evento, e quindi però ci tenevo ad essere collegati con voi in diretta. Grazie, grazie davvero per la disponibilità. Le rubiamo pochissimi istanti solo per capire come si svolgerà questo evento e con chi ormai con una star. Sì, si svolgerà con il professor Vincenzo Schettini della fisica che ci piace. Abbiamo proprio voluto la sua presenza proprio per avvicinare a un tema importante, quello ambientale, anche i più giovani. Quindi noi lo ringraziamo per essersi messo a disposizione di questo nostro confronto fra l'ambientalismo scientifico e la fisica, proprio per sensibilizzare ai più giovani, gli studenti, verso quello che sta accadendo quotidianamente alle nostre vite, quindi attraverso i cambiamenti climatici, al tema energetico, al tema dell'acqua, al tema dell'economia circolare. Quindi sarà un confronto interessante fra il nostro presidente nazionale e Schettini, e quindi speriamo appunto di sensibilizzare sempre più ragazzi anche attraverso diciamo, gli influencer o i TikToker, però quello che a noi è piaciuto perché ovviamente il professor Schettini usa la scienza, usa la fisica per lanciare i suoi messaggi, quindi era, diciamo, la persona più idonea, anche più vicina al nostro modo di approcciarsi all'ambiente. Presidente, persone come il professor Schettini stanno davvero aprendo un mondo interessante per i ragazzi, molto più accattivante, soprattutto su temi particolari e anche complessi. Sì, esatto, ed è quello proprio che ci piace di questa esperienza, perché non è facile, diciamo, diventare influenti sui social con temi particolari come può essere la fisica o la scienza. Quindi ci fa piacere che i ragazzi si avvicinino a questo mondo, ma soprattutto anche grazie alla bravura di persone come il professor Schettini, che è in grado di comunicare e di divulgare in un modo semplice materie così complicate. Quindi è un esempio da seguire. È quello che anche noi come Lega Ambiente cerchiamo di fare, appunto, per avvicinare un mondo più giovanile che magari non conosce anche gran parte della storia ambientalista del nostro paese, e quindi magari può essere anche facilmente in qualche modo influenzabile anche dalla politica su determinati temi molto particolari, come può essere ad esempio oggi il tema energetico che è al centro della nostra vita quotidiana. Approfitto di questo collegamento, Presidente, per chiederle quali gli obiettivi, le priorità per Lega Ambiente per questo 2023. Beh, sicuramente la battaglia che ci vede assoluti protagonisti è quella dello sviluppo delle rinnovabili, quindi dare al nostro paese, alla nostra Puglia, alla nostra Italia un modello energetico democratico, perché il tema delle energie rinnovabili è anche questo, un tema energetico democratico su tutto il territorio e non più poche centrali concentrate in alcuni territori che poi anche vanno a toccare, a inquinare quei territori. Basta vedere l'esempio nostro di Brindisi o di Taranto, invece un modello energetico diffuso, non impattante da un punto di vista proprio di salute e di inquinamento, è fondamentale alla portata di tutti, e quindi speriamo, noi quello che stiamo cercando quotidianamente di fare è proprio questo. L'altro tema ovviamente è quello dell'economia circolare. Oggi più che mai è importante chiudere il ciclo dei rifiuti e dare al nostro paese un modello virtuoso dove i rifiuti non continuano a essere mandati in discarica, perché ormai le nostre discariche sono colme, ma diventano una risorsa preziosa, perché riciclandola ci può dare nuova materia prima, materie prime che purtroppo scarseggiano. Abbiamo visto anche durante questo periodo di guerra, ma anche di pandemia, dove è importante che un paese abbia delle proprie risorse, delle grandi risorse, e questo si può fare attraverso il riutilizzo dei nostri materiali. Ciò che solitamente buttiamo invece può essere riutilizzato. L'altro tema è quello dell'acqua, anche, diciamo, il protocollo con Acquedotto Pugliese, proprio su questo. Una regione come la Puglia, in grave carenza idrica e un periodo di siccità, è importante che l'acqua non sia
gettata in mare, soprattutto quando è affinata, ma venga riutilizzata in agricoltura, venga riutilizzata per produrre energia e per chiudere anche il ciclo dell'economia circolare. E poi ovviamente il tema dei cambiamenti climatici che ci tocca a tutti, dove i nostri territori stanno cambiando radicalmente. Qualche giorno fa il Ministero dell'Ambiente ha lanciato il piano di azione climatica a livello nazionale e se si leggono i dati, sono dei dati allarmanti. Dove ad esempio in Puglia fra 20-30 anni non ci sarà più turismo, cioè, ovvero il turismo andrà nelle zone centrali perché il clima andrà sempre più cambiando e aumentando, e quindi andrà a toccare sia i flussi turistici sia l'agricoltura. Quindi, se non facciamo qualcosa d'urgente, proprio tutti i temi che toccavo in precedenza, rischiamo veramente di mettere al collasso l'economia e un territorio che ad oggi, diciamo, gode dei frutti del turismo, dell'agricoltura e di ricchezza, però fra qualche anno può vedere drasticamente cambiato il proprio territorio, il proprio tessuto sociale ed economico. Intanto oggi apprenderemo divertendoci a Martina Franca col professor Schettini e Lega Ambiente nella biblioteca Chirulli. Ricordo anche che l'evento è promosso in collaborazione con Acquedotto Pugliese, il Liceo Tito Livio, gli istituti Leonardo da Vinci ed Ettore Mario Irana col patrocinio del Comune. Grazie al presidente di Lega Ambiente Puglia, Ruggero Ronzulli, le auguro una buona giornata. Grazie a voi. A presto.